Ragazzo, tiramisù è proprio buono. Com'è, raga? Ma che ancora non sono partite i clip? Non c'ho parole. Ah, Gianni! Eh sì, con te ce l'ho! Che è sta storia ancora non sono partite i clip? Lo sapevo io! A forza di stacco Howard ti sono venute le crisi pure a te! Manna, le va! Ancora. Oh! Che cosa? Come sarebbe a dire non ci stanno le clip? Che devo parlare da solo davanti alla telecamera per 10 minuti, mo racconta tutta l'esperienza. Che palle, ma uno non può mai mangiare in santa pace. Va bene, vabbè, fammi finire almeno e poi comincio. Grazie. Grazie, raga, è cascato sto coso. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale. Sì, non ci sono clip. Non ci sono clip perché so che vi ho abituato sempre o quasi a portarvi after movie, vlog delle mie esperienze. E a dirla tutta avrei voluto farlo anche per il Let's Play. Solo che poi ho pensato che questa fosse una fiera del tutto nuova, non solo per me, ma in generale del tutto nuova perché era la prima edizione. E allora ho deciso di non portare nulla semplicemente perché volevo andare lì, non mi aspettavo nulla anche perché non ero tra le special guest, ma andavo lì sì come youtuber accreditato, ma tra virgolette ne ero nessuno all'interno della fiera. E quindi volevo vivermi e basta questa esperienza che a dirla tutta mi è piaciuta, ma mi è piaciuta veramente tanto. E allora ve la voglio raccontare in questo video, faccia a faccia, ogni tanto partiranno clip tipo questa. Quanto sei gay? Dillo che sei gay, guarda che bei capelli che c'hai. No, 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 aspettate, qui non eravamo molto sobri, ma sono dettagli. Comunque, partiranno clip e niente, cominciamo a parlare del Let's Play, dai. Tanto per cominciare collochiamo nel mondo questo Let's Play. Allora, quando c'è stato? C'è stato il 17, 18 e 19 marzo. Marzo, hashtag marzo nei commenti 2017, prima edizione. Io sono andato solamente il sabato e domenica, quindi il 18 e il 19, perché non lo so, però volevo andare solo il sabato e domenica. Se qualcuno c'ha problemi, me lo dica nei commenti e ne parliamo faccia a faccia, ok? No heroes, villains, one to blame. Ovviamente avendo più di 10.000 iscritti, sta parte devo dire per forza, cioè giusto per far capire che me la tiro. Snoopy, te che dici? Snoopy, però non essere timido davanti alla telecamera ogni volta. Vabbè, non parlare, cioè parlo io, vabbè, ok, che cazzo devo. Comunque, appena arrivato il sabato mattina, che poi sabato mattina si va per dire che sono arrivato verso mezzogiorno, ho raggiunto gli altri in fiera. E per altri intendo esclusivamente User Dwimp, che si è fermato poi a dormire qui da me questo weekend, e quindi era l'unico disponibile che potessi raggiungere. Oltre a Sergix, il grandissimo Sergix. Che quant'è buono Sergix, ragazzi? Cioè, dovremmo aprire, secondo me, una catena alimentare per far crescere quel ragazzo perché è troppo piccolo. Però è bellissimo, è dolce, paffutello, amore mio. Un bacione. Meno male che poi era Sespo quello proprio, eh? Comunque, tornando ad essere eterosessuali, allora, ho incontrato Sergix e Usard, ci siamo fatti un giro per la fiera e poi per le successive 2 ore abbiamo cercato un modo per entrare nel backstage. E qui vi voglio raccontare un aneddoto. Perché? Perché voi direte, scusa, ma siete youtuber, perché non potete entrare avendo anche più di 10.000 iscritti, ricevendo l'accredito e tutto quanto? Perché qui tutti i nodi poi vengono al pettine. Il Let's Play, per quanto bello potesse essere, c'aveva dei difetti. Quali? L'organizzazione, perché ci abbiamo messo esattamente un giorno a far capire a quelli dell'organizzazione che eravamo youtuber e che ci meritavamo di fatto cioè non l'accredito, il pass per entrare dentro al backstage. E quindi in qualche modo, non mi ricordo manco come, siamo riusciti a farci raccomandare e entrare per sabato. E poi domenica ci hanno dato veramente i pass, ma questa è un'altra storia. Rimanendo a sabato, abbiamo fatto tante cose nel backstage. Se non pensate male, ci siamo divertiti, abbiamo cazzeggiato, abbiamo visto gli altri, c'erano tutti quelli che sapete che fossero invitati. All'interno del backstage sono successe cose un po' compromettenti, effettivamente, tra cui questa. No, volevo proprio fare un cappio al collo per il coniglio. Perché vuoi uccidere un coniglio, un peluche? Non lo so, mi sta antipatico, questa la faccio da culo. Come? Ho scritto questa sfida di youtuber. Però devo darti una brutta notizia, lo sai che è già morto? Non è mai morto del tutto. Ecco, il problema è che Sasha non stava scherzando in quel momento. Tant'è vero che poi la fine che ha fatto quel coniglio è stata questa. Povero, mi fa un po' di tenerezza. Però che ci possiamo fare? A me sembrava già morto effettivamente, però vabbè.
Ma comunque, allora, per quanto riguarda sabato, le altre cose interessanti, divertenti che sono accadute sono principalmente a livello personale, nel senso che oltre a rivedere colleghi e amici, ho avuto tra il sabato e la domenica anche la possibilità di conoscere nuove persone. Per nuove persone intendo proprio quegli youtuber che magari noi tutti conosciamo al di là di uno schermo, come magari la maggior parte di voi può conoscere me, che non è detto che mi conosciate per forza di persona. E invece poi, ecco, il bello delle fiere è anche questo, lo stare tutti insieme. Adesso tra i vari youtuber penso a Federic 95 Ita, penso a Snitex, a Yakidale, che io solo Dio ti ringrazio che mi hai prestato le cuffiette, che ho montato l'episodio della carriera che è uscito l'altro ieri. Ti amo. Un bacione. Sempre che mi dite: Fede, quando esce la carriera? Fede, quando esce la carriera? Cioè, sto in fiera, ragazzi. Guardate questo gay. Bene. E guardate tutti gli altri gay che ci sono. Sono moltissimi gay qua dentro. E io sto montando la carriera. Quindi la carriera uscirà appena finisco di montarla. Ciao. Ma penso anche ai più big, se così vogliamo chiamarli, e quindi i mates, perché con qualcuno tipo Anima magari avevo già scherzato, avevo scambiato qualche battuta, pur non conoscendoci benissimo, a qualche altra fiera, ma per esempio Stepney l'ho conosciuto molto bene, Vegas pure, e poi l'ultimo, ma non per importanza, Favij, perché c'era anche lui e vi posso assicurare che mi è stato simpaticissimo, perché è un taglio quel ragazzo. A parte ha ripreso un sacco di cose che vedrete presto sul suo canale, infatti dovrebbero uscire spoiler clamoroso sabato, perché me l'ha detto lui, dato che poi sabato sera siamo andati a cena tutti insieme, è successo il degrado clamoroso e lui penso abbia ripreso quasi tutto, anche me che facevo il coglione. Quindi voi andate a cercare Favij sabato o comunque nel weekend per vedere un po' di cose. Ho parlato della cena e perché non raccontare cosa è successo a cena? Non me potevo sta zitto io, No, devo fare i complimenti alla bussola di Joker. Perché? Cosa è successo? Che noi stavamo a Flaminio, cioè la fiera praticamente era al centro di Roma, tra Ponte Milvio e Flaminio, insomma, no? Per chi è di zona. E Joker la sera ha deciso di organizzare lui la cena. Cioè, ha detto: vabbè, raga, vi porto in un posto io che se magna bene, cose, cazzi e mazzi, perfetto. Carissimo Joker, quanto dista il posto dalla fiera? Ma non vi preoccupate che saranno massimo 20 minuti, 20 minuti di macchina, stiamo lì, forse anche di meno, un quarto d'ora, roba di tanto, 20 minuti, se troviamo traffico. Bene, dopo 40 minuti d'orologio stavamo ancora a cercare la zona e il ristorante. Vi spiego semplicemente perché, sempre per chi è di Roma. Noi dal centro di Roma siamo dovuti arrivare sull'Appia Antica e io ero in macchina con Tony Tubo, che è di Napoli, quindi non è di zona, e col navigatore cellulare che magari ci ha fatto fa pure delle strade de merda. E quindi, a parte questo, siamo arrivati a cena, abbiamo mangiato, no, perché cioè in realtà ci hanno portato un assaggino di carbonara, un assaggino di matriciana e tantissimo vino. Cioè noi praticamente ci siamo ubriacati senza mangiare e soprattutto per chi ha stomaco vuoto il vino si sente di più. Tant'è vero che io dopo un'ora e mezza sono andato da Simone, a Wed, e gli ho fatto: Simo, te posso fare una domanda, ma secondo te la cena quando cazzo ce la portano? Al che immaginatevi la sua reazione, perché se già di solito c'ha le crisi di identità, figuratevi quando è affamato. La serata poi si è conclusa con il degrado totale, ad esempio Stepney che è cascato e si è portato giù mezzo ristorante, anche questo probabilmente lo vedrete nel video di Favij, e poi anche qualche videoclip dedicato che non può mai mancare. Bella Filippo, un bacione, sei un grande, che è un grande, è grandissimo, mi hanno detto che è maggiorenne. Ma detto, se puoi salutarti, ti do un bacione, dico, ah signor, bella. Bella, bella. Ma detto questo, passiamo a parlare di domenica, perché domenica ci siamo alzati, che culo, siamo arrivati in fiera, io e User Dwimp, e pensate cosa è successo, che quando siamo andati a ritirare il nostro accredito giornaliero, la tizia ci ha guardato e ci ha detto: ma voi ci stavate pure ieri? Sì. E allora, qual è il problema? Perché non mi hanno dato i pass? Cioè no, fammi capire, io ieri ti ho sfracassato le palle per metà pomeriggio chiedendoti i pass e adesso tu mi vieni a dire perché non mi hanno dato i pass? Ah, ma guardi, ci deve essere stato un errore, perché se voi siete presenti in fiera sabato e domenica avete diritto al pass. E quando cazzo me lo vuoi dire, li mortacci? Dopodiché, avendo ritirato i pass io, Sergix e Usard, principalmente i tre dell'Ave Maria che non ci hanno dato il pass il giorno prima, Sespo se l'è presa in quel posto, sì esattamente, perché Sespo ha pensato bene di venire in fiera solamente la domenica, quindi io ho detto pure lì davanti, ho detto sei inculato da solo, perché almeno potrà dire guarda io vengo sabato e domenica, poi veniva solamente domenica, in realtà lui ha detto vengo solo domenica e quindi
maschie. Siamo entrati nel backstage, abbiamo risalutato tutta la gente, eccetera, ce la siamo tagliata come il giorno prima. E adesso arriviamo a parlare della fine di questo let's play. Perché? Perché ovviamente c'eravate anche voi. Oltre a me, oltre alla mia bellissima esperienza, oltre ad aver conosciuto gli altri youtuber con cui poi anche in futuro potrebbero nascere delle collaborazioni, stiamo organizzando un evento fighissimo per il derby, raga, ve lo dico. E forse parteciperà anche Sodin, ne abbiamo parlato, quindi poi vi terrò comunque informati. Ma poi c'eravate voi, perché tra sabato e domenica mi avete mostrato veramente un calore pazzesco. E sembrerà banale dirvelo, però io cerco sempre di essere il meno banale possibile e di dirvi le cose come stanno parlandomi in faccia. È da tantissimi mesi che io soffro su YouTube, cioè nel senso non è che soffro di numeri o soffro di poche visualizzazioni, soffro io come persona, perché era venuto a mancare, ve lo dico tranquillamente, un po' quel divertimento e quella spensieratezza che c'era quando 2 anni e mezzo fa ho aperto il canale. Adesso io non so se sia un attenuante il fatto che quest'estate abbiamo fatto 20.000 iscritti in un mese e mezzo e poi ne abbiamo fatti solamente 10.000 negli ultimi 6-7 mesi. Perché il ragionamento che ho fatto io, mi sono provato a immedesimare, a buttare dentro altri canali, probabilmente questo problema ci sarebbe stato lo stesso, anche se io avessi fatto 50.000 iscritti in questi 6-7 mesi. E chi conosce Zelo lo sa bene, perché poi ragazzi YouTube è un po' così, no? Quelli che ti vengono a dire guarda lo fai per soldi e basta, soprattutto quando carichi tanti video, perché quando poi sei famoso e ne carichi di meno può essere pure che la voglia non ce l'hai più. Ma per caricare un semplice video voi non sapete cosa c'è dietro, e se lo sapete mi capite, quindi è veramente faticoso. Cioè è faticoso mettersi lì, montare un video, registrarlo già è più... cioè adesso magari questo è uno dei video più semplici che io caricherò, però anche un semplice episodio di carriera non potete capire quanto io ci metto a prepararlo, pur poi in se posso sentire, però comunque pur essendo alla fine un progetto non molto editato, cioè a voi appare una cosa, io metto la facecam in alto a destra, la partita al centro e tutto quanto, però in realtà vi posso assicurare che dietro c'è un lavorone che neanche vi immaginate. E quindi è ovvio che se c'è la passione e c'è la consapevolezza che il tuo lavoro poi viene ripagato, ok, lo fai più volentieri. Se soprattutto, perché oltre al lavoro non ripagato, il periodo brutto ci può stare sempre. Io quando ho aperto il canale non avevo 30.000 iscritti, ne avevo zero, e se sono arrivato fino a qui è perché non pensavo al lavoro ripagato, ma pensavo al mio divertimento. E se manca quel mio divertimento, allora so cazzi, raga. E io vi posso dire che le motivazioni non è che si trovano così. O ti svegli una mattina e dici bene e ti alzi motivato, però anche lì deve essere una cosa continua, perché poi magari ti alzi quel giorno e sei motivato, il giorno dopo già te va più. Oppure succede quello che mi è successo questo fine settimana. E perché vi ho fatto tutto sto giro di beppe per arrivare al dunque? Perché anche grazie a voi, e qui cado nel banale totale, però ve lo dico perché è così ragazzi, è vero. Anche grazie a voi, grazie al calore che mi avete mostrato, grazie anche al fatto che comunque ho parlato con altri youtuber, ho scherzato, ho riso, mi sono divertito, sono stato veramente benissimo al let's play. Mi sono tornate quelle motivazioni, quella voglia di dimostrare, quella voglia di spaccare tutto. E io sono molto trasparente da questo punto di vista, quello che mi sento di dirvi vi dico. E anche per questo vi ho fatto il discorso alla fine, che probabilmente come al solito, perché nel video del Romix c'era l'after movie che durava 5 minuti e poi siamo arrivati a 9 minuti perché gli altri 4 parlavo io. Però vabbè, anche qui probabilmente sarà la stessa cosa. Però io sono fiducioso che ascoltiate le mie parole e che le possiate anche... cioè a me piace trasmettere cose a voi, capito? E non mi piace trasmettere solamente la voglia, la mia passione del calcio, o il coglione che faccio ogni tanto davanti alla telecamera, eccetera. Mi piace trasmettervi anche e trasferirvi messaggi importanti, quello di non mollare mai, perché avete l'esempio lampante qui davanti e tanti altri. E questo è uno di quelli, le motivazioni sono importantissime nella vita ragazzi, e quindi dai. Finisco qui perché sennò vado avanti a parlare per altri 10 anni e mezzo, anche perché sono tipo a mezz'ora di registrazione, dovrò tagliare il mondo in questo video. Ma comunque ragazzi, a questo punto io direi che il video può finire qui. Io vi ringrazio sia quelli che sono venuti sia quelli che non sono venuti, perché continuate comunque a sopportarmi soprattutto quando ritardo nei video, ovvero il 90% delle volte. Lasciate un like se questo video è piaciuto, noi ci becchiamo con i prossimi video, venerdì esce la carriera, non voglio sentir cazzi, e quindi noi, niente, iscrivetevi al canale se non siete già, un bacione e bella ragazzi.